Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Lemi. Alessandro Simonetti. Oggi parliamo di microchip e commentiamo un articolo dal titolo The Struggle Over Chips Enters a New Phase. La storia dei microchip inizia nel 1958 e una delle loro prime applicazioni era all'interno di missili nucleari. Oggi i microchip sono ovunque, vengono utilizzati per qualsiasi cosa, addirittura nelle macchine elettriche ne vengono montati più di 3.000. L'industria dei microchip produce circa 450 miliardi di dollari. Che cosa sono esattamente i microchip? Come funzionano? Allora, i chip sono i componenti fondamentali del calcolo. I primi computer erano elettromeccanici, quindi c'erano dei veri e propri interruttori grossi come quelli del nostro salotto. Piano piano si è andato avanti, hanno incominciato ad arrivare le valvole, quelle che avevamo nelle televisioni degli anni 70, e nel 52 è stato scoperto finalmente il transistor. Il transistor è stato rivoluzionario perché, ovviamente, in una piccola superficie di neanche un centimetro quadrato aveva un interruttore che poteva essere attivato da un po' di corrente. Quindi avevi un computer che poteva aprire o chiudere il circuito, per così dire. Quindi con i transistor, con questi mini interruttori, si costruivano i primi computer, i primi calcolatori elettronici. Qual era il problema? Che più transistor si volevano mettere nello stesso circuito, più cavi bisognava utilizzare per connetterli. Qual era il problema? Che per fare calcolatori più potenti, più grandi, bisognava avere tanti transistor e tutti questi transistor dovevano essere collegati tra di loro. C'era quella che si chiamava la tirannia dei numeri, no? Dei numeri di cavi di collegamento. Per questa tirannia dei numeri praticamente impediva ai calcolatori di diventare grandi quanto si voleva. Quindi la ricerca in tutti gli anni 50 è stata nel costruire più di un transistor sullo stesso pezzettino, sulla stessa superficie. Tra l'altro il materiale usato per questi componenti, per questi transistor, è il silicio, che è il componente della sabbia, quindi è uno degli elementi più abbondanti sul nostro pianeta. Nel 58, presso la Texas Instrument, un ingegnere riuscì a costruire un circuito integrato, no? Un microchip, cioè un pezzo di silicio in cui c'erano più di un transistor connessi tra di loro, invenzione che fu poi subito dopo doppiata alla Fairchild, che era una società da cui poi nacque la famosa Intel. Tutto questo avveniva nell'America degli anni 50. Cito l'articolo: No other industry has the same mix of hard science, brutal capital intensity and complexity. Esatto. Quindi l'Europa era messa malissima, malissimo, era appena uscita da una guerra civile che l'aveva stremata. E quindi hard science, tutti gli scienziati per di più erano andati negli Stati Uniti, anche perché buona parte erano ebrei, e quindi due geniali leader nazifascisti li avevano fatti scappare. Brutal capital intensity, non c'era praticamente capitale, cioè i soldi ce li davano gli Stati Uniti, e complexity deve essere risolta con le prime due componenti. Quindi l'Europa era messa malissimo. Gli Stati Uniti erano messi benissimo. Gli Stati Uniti, che negli anni 50 vivono una specie di rinascimento, ovviamente il rinascimento americano. E infatti la storia dei microchip per tutti gli anni 50 e poi anni 60 è veramente una storia rinascimentale, con questi sia venture capital, questi capitalisti di ventura, no? Come vengono chiamati, che mettono soldi. Questi scienziati manager, perché i manager qui non sono personaggi che non sanno nulla di tecnologia, sono sempre ingegneri, fisici, matematici di altissimo livello che entrano in una società e poi se ne escono portando con sé un'ala della società e fondano una nuova società, come appunto era capitato con la Intel. È una storia estremamente affascinante che poi continua fino alla Silicon Valley di oggi. In questo panorama che hai appena descritto, ci sono anche gli italiani? Sì, tra gli italiani ce n'è uno particolarmente importante, ancora virtualmente sconosciuto in Italia, credo. Nasce nel 40, si chiama Roberto Faggini, è un fisico padovano che si diploma all'ITIS, che ci fa capire cosa erano gli ITIS, quindi negli anni 50. E va a lavorare per l'Olivetti, dopodiché si va a lavorare in fisica e va a lavorare per
la Fairchild, SGS Fairchild a Milano, quindi va a lavorare con questa azienda americana che ovviamente capisce il tipo che, con cui ha a che fare, e lo prende e lo porta in America. In America inventerà poi la tecnologia che veramente è alla base del successo dell'Intel, quindi praticamente grazie a Fagin che esistono i processori, no? quelle CPU, i Central Processing Unit che si mettono nei computer. Quindi la SGS Fairchild è la ST Microelectronics italiana. Esatto, è quella che è qui vicino a Milano, ad Agrate Brianza. È una società che nasce, che ha una costola italiana, no? SGS, Società Generale Semiconduttori, fondata da Olivetti, che adesso è in mano al Tesoro, per il Tesoro italiano, per il 15%, anche se però ha sede legale a Ginevra e la holding in Olanda. Quindi, nonostante sia posseduta dai ministeri francesi e italiani, è stata messa in Olanda, perché evidentemente in Olanda c'è un ambiente più facile per le multinazionali. Allora l'Europa nel mondo dei microchip ha un ruolo ancora importante. L'Europa ha l'azienda più importante al mondo, probabilmente, nell'ambito dei microchip. Quale? È la ASML, è una società olandese, che è quella che produce le macchine per produrre i microchip. Qual è la storia dei microchip? Come vengono prodotti? Qual è la logistica? Ci sono gli ingegneri che disegnano il chip, cioè come fa questo circuito a calcolare, no? Come devono essere connessi tutti i microcomponenti e così via. Una volta che questo chip è stato disegnato su delle piattaforme proprietarie, ma non è che tu ed io possiamo metterci a disegnare chip, il chip viene mandato, il disegno viene mandato a una fonderia, che può essere la ST Microelectronics, appunto qua vicino, ma nel caso delle tecnologie più avanzate viene mandato o a Taiwan, alla TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, oppure viene mandato alla Samsung in Sud Corea, oppure veniva mandato alla Intel negli Stati Uniti, che adesso ultimamente ha avuto qualche problema. Se poi invece la tecnologia non deve essere così spinta, può essere mandato a ST Microelectronics e a poche altre. Le macchine però, per poter effettivamente stampare, diciamo, questi circuiti integrati, vengono costruite per il 70% da un'unica azienda, che è questa azienda olandese, la ASML. Quindi in Europa abbiamo un po' come l'origine, no, della storia dei chip. Qualsiasi chip deve essere prodotto, alla fine la macchina viene disegnata e costruita qua in Europa. Ma dunque nel mondo dei microchip l'Europa ha ancora un ruolo importante. Come diceva l'Economist, appunto, la chiave là è veramente, a suo punto, è capital intensive. Cioè non esistono più gli scienziati che da soli costruiscono, si immaginano nuovi processi. Ovviamente sono laboratori enormi, ma veramente c'è bisogno di capitali enormi. Cioè quando parliamo di ricerca e sviluppo, qua non stiamo parlando della startup innovativa, no, italiana, stiamo parlando di un'azienda che deve investire ogni volta per migliorare la tecnologia qualcosa come 10-20 miliardi di euro. Sono aziende che in realtà sono tanto potenti quanto fragili, perché un errore e praticamente va in fallimento, cioè hai perso una quantità di capitale insostenibile. Okay. Se però l'investimento va bene, come fino adesso è andata l'ASML, tu resti la leader sul mercato. Nel caso dell'ASML, credo sia l'unica che produce al momento macchinari che possono produrre circuiti integrati, quindi microchip, in cui ogni componente è 5 miliardesimi di metro, cosa che adesso passerà a 2 miliardesimi di metro. Adesso, tanto per dare l'idea quant'è un nanometro, un miliardesimo di metro, non è neanche paragonabile, come si fa sempre, allo spessore del capello, è paragonabile solo all'atomo. Cioè praticamente i circuiti hanno componenti che sono di qualche atomo. Il nuovo circuito dell'Apple, che viene disegnato dall'Apple e poi costruito a Taiwan,
utilizza questi macchinari prodotti dall'ASML con un passo di 5 miliardesimi di metro, ma perciò è così potente, perché ovviamente in uno spazio molto piccolo si possono mettere tanti componenti che scalderanno di meno rispetto a un chip grosso che scalderebbe di più. Hai parlato di Europa, hai parlato di Stati Uniti, hai parlato di Taiwan, manca la Cina. Perché la Cina al momento è la grande esclusa. La Cina ha questo gravissimo problema, in effetti, che uno oramai non riesce neanche più a comprare le macchine, tipo l'anno scorso ASML, probabilmente su pressione del governo americano, non ha venduto una macchina alla Cina. Anche perché la Cina ha questa abitudine, insomma, come hanno fatto con l'energia nucleare, di comprare la tecnologia, smontarla e poi imparare a farla lei stessa. E, insomma, nessuno vuole che la Cina si appropri di questa tecnologia. Il disegno, quindi per la progettazione, che io sappia, sono tutti software, protocolli per lo più americani. Le fonderie, quindi quelli che hanno comprato le macchine dall'ASML, sono Taiwan, Italia, Giappone, Corea del Sud, quindi la Cina in realtà è molto indietro nella produzione dei chip. Quello che sta facendo adesso è quello di investire centinaia di miliardi in aiuti verso le industrie che producono microchip, ma sicuramente non è uno sforzo che avrà un risultato immediato. Quindi significa che i software per progettare, disegnare microchip sono tutti privati? Sì, esattamente. Un po' come negli anni 90 i software che facevano girare il computer, che facevano funzionare il computer, erano privati, no? Erano di IBM, di HP e per la maggior parte di Microsoft. A un certo punto la complessità è diventata talmente grande che una singola azienda non ce la faceva più a scrivere il software per gestire tutte le componenti di un computer, ed è emerso Linux, quindi un software che tutti quanti possono analizzare, su cui tutti quanti possono imparare, che tutti quanti possono, volendo, cambiare. La Cina ha avuto uno sviluppo enorme nell'ambito informatico, come del resto anche in Sud America, grazie a Linux, cioè grazie al fatto che ormai una generazione di informatici si è formata sul software libero che ha potuto analizzare, migliorare e far proprio. La stessa cosa sta accadendo adesso, o forse insomma accadrà con i microchip, e quindi si passerà, come accade sempre, da un sistema chiuso e proprietario a un sistema aperto in cui invece di duplicare lo sforzo semplicemente lo si copia per migliorarlo, no? Quindi c'è un avanzamento globale.